Buonasera amici, e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Si è appena conclusa la sfida dello stadio Romeo Menti di Licenza. Licenza 1, Monza 1. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo perché non si può andare in vantaggio. Non chiudere la partita e prendere gol. Ma diciamo un primo tempo equilibrato. Poi c'è stato il gol del Monza di Luca Mazzitelli, il centrocampista ex Pisa. Praticamente la palla di Pedro Pereira in mezzo, la prende uno del Vicenza che sbaglia il colpo di testa, ributtando ulteriormente il pallone in mezzo, arriva sotto porta Mazzitelli di testa e firma l'1-0 per il Monza. Mazzitelli che poi all'inizio secondo tempo è costretto ad uscire perché praticamente si accascia da solo per terra e chiede il cambio, forse un problema muscolare per Mazzitelli, al suo posto entra un imbarazzante Brescialini. Io non voglio vedere più Brescialini, ok? Non voglio vedere più Marco Brescialini, perché veramente non è possibile, non è possibile che in Serie B giochi uno con Brescialini, ok? 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 E niente, abbiamo iniziato male il secondo tempo, poi abbiamo provato a far qualcosa. Vignato ha fatto quello che poteva, Carlos anche D'Alessandro, poi è entrato Gutierrez al posto di Vignato che si è fatto male, che era a bordo campo seduto, probabilmente si è fatto male anche Vignato. È entrato Gutierrez, 0-0. Imbarazzante anche Ghicchia e niente. Poi calcio d'angolo per il Vicenza, palla in mezzo, colpo di testa di Gherardi, trattenuto diciamo da Caldirola. C'era Caldirola su di lui, però mischia generale, palla in mezzo da calcio d'angolo, Gherardi di testa fa l'1-1 e siamo riusciti a dare un punto a Christian Brocchi e siamo riusciti a dare un punto a Christian Brocchi e siamo riusciti a dare un punto a Christian Brocchi. Oh signor, oh signor. E vabbè, fatto sta che nel finale Giovannino Stroppa cosa fa? Sostituisce Brescianini per Sampirisi. Brescianini esce, che non si era neanche accorto che doveva uscire lui, no? Vabbè, poi si è accorto, è uscito, Stroppa l'ho abbracciato, ma bocciatura proprio totale, cioè, era entrato a inizio secondo tempo per l'infortunio di Mazzitelli, è uscito a fine secondo tempo, Brescianini, cioè. E niente, che dirvi, sull'1-0 dovevamo fare il secondo, non l'abbiamo fatto, hanno pareggiato loro. Abbiamo pareggiato con la penultima in classifica, con il Brocco, con Christian Brocchi, con Vicenza. E niente, speriamo bene, speriamo di dover raccontare una cosa diversa nel post partita della sfida di lunedì 1 novembre al Brianteo tra Monza e Alessandria. Ovviamente sarò lì al Brianteo in tribuna per seguire la sfida contro l'Alessandria. E niente, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare con le vostre impressioni del pareggio dello stadio Romeo Menti di Vicenza tra Vicenza e Monza. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre, forza Monza, dai bagai!